Ivano Ranges, tecnico della DHS Napoli. Anzitutto, mister, la soddisfazione di essere a giocare un evento così importante? Sì, anche se parliamo di un campionato ridotto come numero di squadre, però per noi è una gioia che ripaga un po' tutti i sacrifici che si fanno, che si sono fatti nella prima parte del campionato. Il vostro cammino inizia contro la LC Solito Martina, che gara si aspetta? Ma come tutte quelle di quest'anno, prima che poi, voglio dire, ci fosse il forfè della Marca, sono tutte delle finali, sono delle partite difficilissime, contro avversari veramente preparati, delle rose competitive. Quindi mi aspetto una partita, tra l'altro, contro una squadra che conosciamo già dall'anno scorso, una partita difficilissima, una partita dura sotto l'aspetto agonistico e anche con grossi valori tecnici. Che momento è, mister, per il Napoli? Dopo, prima della sconfitta di Rieti di sabato sera, alcuni buoni risultati, tra cui anche il 4-4 contro l'Asti, che sicuramente certifica il vostro buon periodo di forma, credo. Noi lavoriamo durante la settimana per ottenere il massimo, poi il sabato, la domenica o quando c'è la partita, voglio dire, nel fine settimana. Qualche volta riusciamo nell'intento, qualche volta meno. A Rieti sicuramente c'è stata una buonissima prestazione e abbiamo pagato un pochettino, voglio dire, l'assenza di Bico, magari non dal campo, ma come voglio dire, importanza nel nostro modo di giocare. Mi sa, lo scorso anno a livello di Serie A2 per il Napoli Futsal Santa Maria arrivò una grandissima vittoria, un trionfo credo indimenticabile per lei e per tutta la squadra. Qual è il sogno alla vigilia di questa finaletta di Serie A? Bah, parliamo sicuramente di due campionati diversi. Noi dobbiamo essere coscienti che siamo una delle cenerentole del campionato. Chiaramente non ci sentiamo sconfitti in partenza contro nessuno e giochiamo così come stiamo facendo in campionato, giocheremo le partite, voglio dire, fino all'ultimo istante.